Poteva essere uno scontro al vertice quello tra Termoli e Maceratese. E invece alla quinta giornata di campionato in testa ci sono solo i marchi gialli. Per i giallorossi una sola vittoria in questo torneo, una difesa tutt'altro che solida. Ultima chiamata per Giacomarro che durante il riscaldamento passeggia nervosamente in campo e che se non vince rischia l'esonero. Il tecnico si affida al solito tandem offensivo Bartolini-Miani. Il peso dell'attacco della Maceratese invece è tutto sulle spalle del capocannoniere del campionato, Melchiorri. La Maceratese mette subito in mostra un'organizzazione di gioco da prima della classe e si fa vedere più volte dalle parti di Bimbo. A pochi giri di lancette Russo mette i brividi, ma la sua conclusione finisce di poco alto. Il Termoli è troppo contratto, ma soprattutto troppo impreciso nei passaggi. La prima azione pericolosa si vede al 22esimo in contropiede. Buonanno porta palla, arriva al limite dell'area e serve Bartolini, ma la sua girata finisce fuori. Al 28esimo assist al bacio per Miani, che solo davanti al portiere si fa ipnotizzare. Gol sbagliato, gol subito. Decisivo e ancora un passaggio avventato. La palla finisce a Melchiorri, che da posizione defilata è letale e realizza l'1-0. Il Termoli prova subito a reagire. Sul calcio di punizione il colpo di testa giallorosso tocca la base del palo, ma l'arbitro fischia fallo in attacco. Tre minuti dopo, gol annullato al Termoli. La palla viene servita di petto all'indietro per Cianni, che calcia. La sfera finisce a Bartolini, che si beve l'avversario e beffa il portiere. La Maceratese fa la partita, ma paradossalmente sono i giallorossi ad avere le occasioni più nitide. Al 43esimo, cross di Viteritti. Miani stacca di testa, ma la palla finisce alta. Al 46esimo è il neo entrato di Lullo a provare l'incornata, ma la mira non è delle migliori. Ma passa solo un minuto e il Termoli trova il pari. L'arbitro non concede un rigore su Miani, l'azione prosegue e Di Mercurio viene atterrato. Stavolta l'arbitro non ha dubbi e concede il penalty, tra la gioia dei tifosi che negli occhi hanno ancora i tre rigori subiti ad Ancona. Sul dischetto si presenta Miani, palla a destra e portiere a sinistra, è 1-1. Nella ripresa il Termoli entra in campo più determinato. Al 55esimo lancio lungo per Bartolini sul filo del fuorigioco. La palla sfila e il numero 11 non riesce a dare forza alla conclusione. Passano solo 30 secondi ed è Caravaggio a rendersi pericoloso dalla distanza, ma Marani si supera. Poi però si rivedono gli ospiti. Melchiorri serve di tacco Russo che si invola verso la porta giallorossa, ma il suo diagonale finisce a lato. Al 20esimo sale in cattedra il direttore di gara. Corazzini tocca palla di mano, l'arbitro non perdona ed estrae il cartellino giallo. Corazzini è già ammonito e lascia il Termoli in 10. Paradossalmente però la squadra di casa tira fuori la grinta e in inferiorità numerica gioca meglio della Maceratese. L'occasione più nitida però capita agli ospiti, che al 30esimo su un tiro dalla distanza colpiscono la parte bassa della traversa. Ma è l'unico lampo marchigiano. L'ultimo quarto d'ora è un monologo giallorosso che tiene palla e prova a scardinare la difesa ospite. La Maceratese però si chiude bene e alla fine si accontenta del pari. Per i giallorossi, primo tempo da dimenticare, troppi errori e poche idee. La squadra in porta ci arriva, ma in modo troppo confusionario. Meglio la ripresa, ma Termoli chiede di più.